Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Ha parlato Luciano Moggi. E sapete che Moggi quando parla, eh, insomma, non è mai semplice no, analizzare le parole di Moggi, perché Moggi è un, un dirigente che nel corso della propria esistenza ha lavorato tanti anni. Io credo abbia fatto 30 anni il dirigente di calcio. Quindi credo che in 30 anni qualcosa sicuramente lo, lo abbia saputo fare, no? È una battuta ovviamente, sappiamo che Moggi è un grandissimo dirigente. E ha detto delle cose molto pesanti su quello che è accaduto alla Juve negli ultimi giorni. Ha detto delle cose che secondo me possono andare a colpire e andiamo assolutamente a ribadire quello che ha detto. Quindi lo ripetiamo e cerchiamo di capire un pochino qual è la verità dietro tutto questo. Eh, ovviamente sono delle dichiarazioni che sono arrivate negli ultimi giorni, le trovate, ma noi ne parliamo insieme. Prima di iniziare, tre cose: iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi, ovviamente, non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano praticamente mai i video. E se vi va, potete, ovviamente, anche seguirmi all'interno dei miei social, che sono sempre lì, pronti per informarvi e insomma. Se volete anche mandare un messaggio, io sono là quindi vi rispondo tranquillamente in diretta oppure con un po' più di ritardo, ma vi rispondo, quali, qual, qual, vi rispondo sicuramente. Allora, ma oggi negli ultimi giorni è tornato ad affrontare il problema Allegri. Ha detto eh, la sua, insomma, um, si è, ha parlato su quello che è successo dopo. Eh, insomma, dopo la stagione no? abbiamo vinto, abbiamo trionfato in copa, poi c'è stato tutto questo litigio, l'allontanamento di Allegri dalla Juventus, un sacco di problemi e Moggi ha dato torto a Giuntoli e ha detto Giuntoli ha sbagliato i modi e si è comportato in maniera inaccettabile per essere la Juventus. Moggi è un dirigente che qui c'è stato 12 anni, ha vinto tutto quello che c'era da vincere, ha portato la Juventus insomma, in alto. Ed è uno che ha avuto a che fare con tante persone diverse, quindi non è uno sprovveduto: non sta parlando, voglio dire, un tizio sotto casa del bar, sta parlando Luciano Moggi. Sta parlando un uomo che ha fatto anni di Juventus ad altri livelli. E ha detto Giunto gli ha sbagliato. Ma ha sbagliato nei modi: cioè ha sbagliato nel modo in cui ha trattato Allegri, perché e Moggi lo ha detto, io avrei esonerato Allegri. Durante la stagione. Cioè, dal momento in cui io mi sono reso conto che l'anno prossimo non voglio proseguire con l'allenatore, io avrei detto ad Allegri: guarda, per me tu l'anno prossimo non sarai l'allenatore. Cioè, sarei stato preciso. Dice: Guarda, noi abbiamo deciso che l'anno prossimo tu l'allenatore non sarai qui. Ok, invece, Giuntoli ha tramato dietro. E Moggi lo attacca per questo. Dice, tu dovevi essere chiaro, dovevi dire fin dall'inizio: Allegri, noi l'anno prossimo ti sostituiamo. E dal momento in cui l'avevi detto, potevi fare quello che volevi. Non è che tu devi dire prima all'allenatore: non ti preoccupare, resti, abbiamo deciso e ti confermiamo, e poi alle spalle lavorare con un altro allenatore e prendere gli accordi con un altro allenatore. Questo è sbagliato, ovviamente è sbagliato. Ed è quello che abbiamo detto dal primo giorno. Quando ci sono arrivate le notizie a noi che Giunto li aveva lavorato alle spalle di Allegri prendendo l'accordo con Motta, eccetera, eccetera. Io che cosa detto? Noi che cosa abbiamo detto qua il primo giorno? Ragazzi, Giuntoli ha fatto bene a voler esonerare Allegri, aveva ragione, va bene, va bene cambiare allenatore, ma ha sbagliato modi, perché la sfuriata di Allegri è frutto di questo, è frutto della sua colpa di un dirigente che non ha capito come si lavora. E Moggi lo dice esattamente, dice, guarda, che lui poteva prendere tutte le decisioni che voleva, ma doveva essere chiaro dal primo momento. Dice, guarda, non ti vogliamo. Vai esonerato, eh? ma non che tu fai una cosa e poi ne dici un'altra, sono due cose diverse. E oggi sostiene che Allegri abbia fatto quello che poteva con la rosa a disposizione, visto che voglio dire, sono anni che non si compra un giocatore di livello qui, sono anni, raga. Fate il conto delle ultime sessioni di mercato e vedete gli ultimi acquisti importanti, quali sono. Sono passati sono passati degli anni. Io dico una cosa, ehm, senza ascoltare. Voci o cose varie. Voi come vi sentireste se foste allenatore di una squadra e a un certo punto il dirigente principale venisse da voi e vi dicesse: eh, "Guarda, io ho deciso di confermarti. Per me tu eh, insomma, l'anno prossimo puoi restare, non ti preoccupare, continua a lavorare, poi l'anno prossimo si cambia perché l'anno prossimo dobbiamo lavorare meglio". Tu che cosa faresti? Tu ti siedi, lavori, dici: "Allora sto tranquillo". Mi metto seduto, lavoro con i ragazzi e sto tranquillo. Poi vieni a sapere da fonti interne che, però, giunto li parla con un altro allenatore. Parla con qualcun altro. Parla con un nuovo elemento. Allora è normale che io ci rimanga male. È normale che io ci rimanga male: che dica, porca miseria, tu mi avevi detto che io sarei rimasto, adesso vengo a scoprire da altre persone che tu stai parlando con un altro allenatore. Che cosa c'è? Perché non l'hai. Non, non hai. non sei stato chiaro? Si è comportato male, punto. Puoi amare o no? Puoi dire Allegri mi piace o no? Non mi interessa qual è la tua posizione su Allegri. Però devi essere onesto nel dire che giunto si è comportato male, punto. Ma si sarebbe comportato male con chiunque. Non solo con lui, si sarebbe comportato male con chiunque. Poi c'è l'allenatore che lo tiene e dice: Vabbè, sei tu che sei un pezzo di. Sai, sei tu che sei scorretto. Ecco, però io me ne vado normale e c'è un allenatore che so tre anni che sta subendo critiche, colpe, insulti, bestemmie, cose varie e quindi di conseguenza va, da questo punto di vista, a esplodere in un contesto diverso in cui dice tu ti sei comportato male, io intanto gli obiettivi stagionali li ho raggiunti. Quindi se tu mi vuoi cacciare, mi devi cacciare per motivi disciplinari e infatti l'ha cacciato per motivi disciplinari perché se parliamo di campo e parliamo di obiettivi, la società mi ha chiesto due cose, io le sono riuscito a farle tutte e due, tesoro mio, mo' cacciami per motivi disciplinari, intanto gli obiettivi stagionali che voi mi avevate dato io li ho raggiunti. Questa è la sintesi della situazione. Se Moggi, dirigente di livello assoluto, perché se tu mi neghi la competenza di Moggi, sei folle, se Moggi, dirigente di competenza assoluta, si espone così tanto contro Giuntoli, forse, vi deve venire il dubbio che qualcosa di stupido l'abbia fatto. Capite qual è il discorso? Ma quando mai si è visto in una società di livello comportamenti del genere? Ma quando mai si sono visti? Quando mai io, una persona corretta, devo lavorare alle spalle tua? Ma perché io non, ho, non ti posso dire te ne vai? Cioè io sono un dirigente, arrivo da te allenatore e ti dico guarda, noi ce l'abbiamo provato, eh, allegri con tutto il rispetto possibile, noi a fine stagione abbiamo deciso di, di, di comunque di prendere un'altra un idea, di prendere un altro allenatore, abbiamo accordi con un altro allenatore, abbiamo eh, un nuovo allenatore a cui vogliamo affidare la squadra, io non penso che Allegri avrebbe dato di matto, no? non è la prima volta che Allegri nella vita si vede sostituito, non è la prima volta che, sono so 30 anni che allena, cavolo, in 30 anni ci saranno stati altri casi, al Milan, alla Juve la prima volta cioè io penso che non, non sarebbe accaduto niente se tu fossi stato chiaro non è che Allegri prendeva la sedia e te la buttava addosso ci cioè mancherebbe altro credo che la situazione sarebbe andata in maniera diversa e che tu hai voluto fare il traditore tutto qua, hai voluto lavorare dietro hai voluto far fenomeno perché io, eh, rimani, non ti preoccupare no, nel frattempo flerti con un'altra persona cerchi di portare la Juventus su un'altra persona allora, questi comportamenti qua sono comportamenti che da un punto di vista puramente morale già sono discutibili, ma poi se hai la Juve, amò, se hai la Juventus, ti devi un attimino ripulire, capito qual è il discorso, perché metodi questi non sono metodi che appartengono a una società di livello, capite qual è il discorso. Purtroppo c'è chi è provinciale che apprezza i metodi di giunto e c'è chi ha lo stile Juve che non li apprezza, e questo è. Posta a voi decide dove volete stare, se volete essere provinciali, volete applaudire Giuntoli per quello che ha fatto, voi siete liberissimi di farlo, ma Giuntoli non lo fa solo con Allegri, Giuntoli lo fa anche con un altro allenatore, Cioè, non è che l'ha fatto con Allegri perché Allegri gli stava antipatico, lo fa anche con un altro allenatore, cioè se arriva un altro, se arriva un altro allenatore e lui sbaglia e Giuntoli, è Giuntoli un'altra volta, sì sì non ti preoccupare rimani e poi prende accordi con un altro, quindi è un modo di fare che a me non piace. Posso dirlo senza essere contestato? Posso dire quello che mi piace? A me è giunto di come sta lavorando e come ha trattato questo caso. Non mi è piaciuto. Perché ha dimostrato. di non è. Ha proprio fatto vedere tutte le lacune che ha come dirigente. Allora vuole sistema. O ci saluta, vede lui cosa vuole fare. Perché non è una situazione normale all'interno della Juventus. Punto. Punto. Non c'è da dire, ma sai ma forse lui ha fatto questo, Ci sono chiare le cose come sono andate, ha deciso di prendere questa decisione, ha preso questa decisione, doveva avere la, la correttezza di, di essere coerente, cioè la, la correttezza di, di dire... Eh, doveva parlare chiaro, doveva essere uomo nel parlarti in faccia e dirti vogliamo esonerarti, punto. Uomini, uomini veri che arrivano e dicono le cose in faccia senza... Nessun tipo di show, capite qual è il discorso? Uomini veri. Purtroppo il mondo non è così. E alcuni tifosi, evidentemente appoggiando quello, i modi di giuntoli, e non lo so, io probabilmente spero che, che una cosa del genere eh, sia discussa. Perché se voi ritenete questo comportamento un comportamento normale, vi dispiace, ma non sapete dove sta, come si sta al mondo, cioè non sapete come ci si, si comporta in una società. Non lo sapete. Eh, una persona che giudica i comportamenti di giuntoli normali. È una persona che, che in una società ci ha mai lavorato. Evidentemente, o ci avete 14 anni e in quel caso lì siete troppo piccoli per capire come si lavora in una società, o siete grandi e non avete correttezza morale. Cosa vi devo dire? Se ha giustificato e giunto, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Io mi tengo le mie opinioni, se possibile. Perché adesso, di giustificare quello che vedo, mi sono stufato. Moggi stesso ha parlato. Non ho parlato solo io, eh? ha parlato pure Moggi. Che... A 80 anni dopo 30 di calcio e un sacco di anni passati, voglio dire, a parlare di calcio, credo che qualco, credo che sappia no? Quindi ha confermato esattamente quello che, che, che avevamo detto. Quindi, evidentemente, c'è qualcosa che non va all'interno della Juve e questo è chiaro. Poi, quello che fa, Gio, ma io gli darei 100 milioni, nel senso lo farei lavorare serenamente, ma il modo in cui lavora non mi piace. Cosa ti devo dire? Non mi piace il modo in cui ha lavorato, è un mio, una mia opinione personale, ragazzi. Cosa volete, cosa volete dire? È, è un mio modo di, di fare, cioè io non, non vado alle spalle degli altri, punto e basta. Fatemi sapere un pochino voi nei commenti che cosa ne pensate da, da, cosa ne pensate da questo punto di vista, ragazzi.